artista esistenzialista. Buongiorno a tutti. Lotta e l'evasione fiscale, alquanto complicato oggi come articolo, diciamo, come espressione o quant'altro, nel senso che se ne dicono di tutte e di più in merito, quindi bolle in pentola un po' di cose. E in merito a questo risparmiometro potenzialmente, quindi qualcuno dice aumenterà l'IVA, io già in un altro mio video l'ho detto sta cosa qua, già a prescindere, viene smentito che lotta all'evasione fiscale, ci saranno due o tre situazioni un pochettino particolari, una di queste è la tracciabilità, verranno ridotto l'utilizzo della moneta corrente e maggior utilizzo delle carte di credito. Da questo punto di vista si vorrebbe combattere l'evasione fiscale, l'unico problema è uno, il garante sulla privacy che ha bloccato tante piccole situazioni, e due, potenzialmente non c'è un blocco di persone, per esempio la tributaria, la pubblica amministrazione ha perlomeno 4.000 persone in meno, persone che giustamente non ho concordato i posti perché non ci sono proprio effettivamente, che possono fare i controlli, quindi i controlli da questo punto di vista si sono ridotti, quei famosi 100 miliardi ne vogliono recuperare una cinquantina, sarà complicato. E poi una cosa particolare, sfizioso se vogliamo, una sorta di lotteria che in Portogallo già c'è, funziona bene, vi discorrete, ma sempre perché alla pubblica amministrazione sono le persone che fanno i controlli, attenzione, da noi sono pochi, i controlli sono ridotti in questi ultimi anni, sono tutte cose che loro riescono a recuperare fondamentalmente con i condoni, i controlli già effettuati in passato, e quindi si recupera una piccola somma, e quindi potenzialmente questi, una sorta di lotteria per certi versi che ognuno di noi potrebbe andare incontro, c'è uno scontrino fiscale e c'è un numerino, da quel numerino si evince che uno col tempo può vincere qualcosina, ma ripeto, ci vuole un'accumulabilità, controllo dati, questo è un po' il problema che noi abbiamo in Italia. Se si riesce da questo punto di vista incentivare i controlli e quant'altro, ecco che si possono avere dei risultati, altrimenti diventa tutto una bolla di sapone. L'artista esistenzialista, buongiorno a tutti.